stati trasferiti quelli di quinto, sicuramente è una soluzione migliore, quella abbiamo già manifestato le nostre critiche per quella situazione che abbiamo definito quantomeno azzardata, e la situazione si deve assolutamente normalizzare, ogni istituzione deve dare il proprio compito, il proprio contributo per mantenere la tranquillità dei nostri territori e per far sì che un'emergenza umanitaria non diventi un'emergenza di ordine pubblico. Dal punto di vista umano, so che hanno buttato via il cibo e quindi non mangiavano da un periodo di tempo questi ragazzi. Già questo la dice lunga sulla carità cristiana delle persone che poi magari la domenica vanno a messa e fanno la comunione. Io spero che i miei concittadini si dimostrino molto più responsabili di quello che è successo, pur consapevole delle difficoltà e pur capisco perfettamente le difficoltà dei cittadini quinto. Spero che qua una situazione più protetta, più chiusa, più sicura non ci siano, non ci devono essere assolutamente le manifestazioni che sono successe in questi giorni, che anche questa mattina poi sono sfociate in violenza, assolutamente. Qui dobbiamo tutti essere chiamati a risolvere la questione e il senso di responsabilità di tutti, faccio appello appunto a questo. Non è il momento per conflitti su idee pregiudiziali, ma è un momento di soluzione per persone vere, concrete, che sono qui. Qualcuno può essere non d'accordo sul fatto che sono venute, ma è innegabile che ci siano e dobbiamo trovare una soluzione per loro che però rispetti giustamente i diritti delle nostre comunità e dei nostri cittadini. Qui a Caser con il sindaco abbiamo incontrato le persone che abitano vicino, ci hanno rappresentato alcuni dei loro timori, abbiamo cercato di trovare delle soluzioni insieme. Mi pare che la situazione sia positiva, stia andando verso la soluzione. Se ogni sindaco, ogni amministrazione comunale avesse fatto la propria parte, come è stata fatta da tanti altri comuni, questo non sarebbe, non avremmo dovuto gestire questa emergenza. Adesso ce la troviamo qua così, nel dover spiegare anche ai cittadini perché. Ribadisco che la caserma è del Ministero della Difesa e quindi nel comune di Treviso, nel comune di Caser può dire né sì né no. Però siamo qua per vedere cosa si può fare per tranquillizzare i nostri cittadini.